Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi giocherò una partita in solitario a Primal The Awakening. Di questo gioco ho già fatto un tutorial, vi lascio qui il link. In questo video spiegherò a grandi linee come si gioca, ma serve più per capire come funziona il flusso appunto di gioco, ma soprattutto per capire alcune regolette che possono sfuggire soprattutto durante le prime partite. Se i miei contenuti vi piacciono, considerate di iscrivervi e semmai attivare la campanella. E ora andiamo a cominciare la partita. Allora, eccomi qua pronto a cominciare una partita in solitario a Primal The Awakening. Quando si gioca in solitario bisogna comunque utilizzare innanzitutto due personaggi e, come tutte le partite che si rispettano a questo gioco, perlomeno bisogna partire dal prologo. Quindi parto con il mostro Viraxen, eccolo là, ho già preparato tutto il setup, ve lo risparmio, potete andare a vedere il mio video tutorial se non l'avete visto. Posso soltanto dirvi in aggiunta che userò Thoreg come personaggio e Mira, quindi quello che usa il martellone, e la tizia arciere. Si parte sempre con 5 carte in mano, si sceglie chi è il primo giocatore, che ottiene anche il signorino agro, e io scelgo Thoreg. Ora vado a pescare. Allora il round comincia e come prima cosa normalmente bisognerebbe togliere la carta con il più basso numero fra le carte comportamento, ma nel primo round non si fa, quindi il mostro ottiene un segnalino struggle per giocatore, quindi due segnalini struggle, e questo era il mantenimento del mostro. C'era anche la fase consume, però ovviamente all'inizio partita ha poco senso. Ora comincia il turno dei giocatori e parte Thoreg essendo il primo giocatore. Allora, vediamo un po' cosa posso fare con le carte in mano. Le giocherò ovviamente in sequenza, applicandone gli effetti. Posso anche prima muovermi, che non sarebbe male, visto che altrimenti mi prenderei il segnalino minacciato. C'è anche da dire però che se non mi sposto posso cominciare a fargli danni. Scarto questa carta. Per muovermi faccio prima questa carta qui, per farla utilizzo questo. E questa carta Rage mi dice che posso cercare una carta rossa nel mio mazzo e poi rimescolare il mazzo stesso. Prendo questa e direi che io faccio già basta, perché così. Allora, innanzitutto ho tre carte in mano, per cui prendo un segnalino stamina che ce l'ho per il turno successivo. Poi c'è la fase attrition e io ho una carta gialla, vediamo se me la schivo. Sì, è da 1, quindi me la sono schivata. Questa viene scartata, pesco carte fino ad arrivare a 5, ne ho 3, perciò altre 2. E poi il mostro si gira verso di me, che ho l'agro. E ok, e tocca adesso a Mira. Vediamo se ha una buona mira. Penso che questa battuta gliel'avranno fatta 100.000 volte agli sviluppatori. Comunque, ok. Utilizzo questa carta blu per spostarmi qui. Poi, innanzitutto gioco questa carta blu e targeted shot. E quindi gli tolgo... Non ha alcun effetto perché non ho la masteria attiva. Devo scartare ovviamente uno stamina. Ecco qua. E gli tolgo un segnalino struggle perché è blu. Avendo giocato una carta blu si attiva questa. Oh, che bellissima cosa. Guarda, proprio stupenda. Wrath of the Dragon. Il Viraxen si gira verso il giocatore attivo, che è questo. Devo anche piazzare un segnalino fuoco. Il cespuglio brucia in allegria, quindi viene tolto. E in più, avendo il boost, si attiva pure quell'effetto là e dice se il personaggio attivo non ha carte verdi nella sua sequenza, allora subisce i danni indicati qui. Io non ce l'ho, quindi subisco un simpaticissimo danno. E per di più, la cosa mi rompe assai, perché quando c'è il segnalino fuoco, semplicemente il giocatore non può in nessun modo giocare carte nella propria sequenza, quindi non posso fare altro che rimanere là. Quindi questo viene scartato e va bene, lo devo per forza passare alla fase attrition. Pesco, almeno ottengo uno stamina perché come si dice ho due carte in mano. E poi giriamo l'attrition 2, quindi subisco un altro danno perché non ho neanche uno
di scudo, diciamo, sui simboli delle carte che avevo nella sequenza. Un vero peccato perché avrei potuto fargli qualche danno, ma vabbè. Intanto io già ho 2 danni con mira, bellissimo, proprio stupendo. Quindi scarto la mia sequenza, pesco fino ad avere 5 carte. Poi, oltre tutto, lo schifo qua si gira verso il giocatore che ha agro, quindi si gira qui. Adesso si attivano tutti gli effetti a fine del round. Qua ci sono 2 cose che si attivano alla fine del round, ovvero la carta peril e la carta comportamento. C'è un ordine specifico in cui si attivano. Di solito si attivano in caso di parità, prima le carte stance, non succede niente, qui non c'è scritto niente, poi le carte peril e poi le carte comportamento. Allora, questa dice, alla fine del turno, se il giocatore che ha agro è minacciato, allora bisogna mettergli un fuoco. Lui non è minacciato, quindi se ne sbatte in allegria. Ma vediamo qui che cosa combina il nostro amico. Ogni giocatore nella sezione frontale del mostro deve subito muoversi o subire un danno. Quindi devo muovermi, userò il segnalino stamina che avevo qui per dopo, ma vabbè. E poi il mostro si gira verso il giocatore che ha meno carte con lo scudo sopra. Le carte con lo scudo sono quelle di difesa, ovvero le gialle e le verdi. Allora, Toreg ne ha 2 e Mira ne ha 3, quindi si gira verso Toreg. Questa cosa non mi va così male, ma adesso ho deciso che non mi muoverò perché voglio fargli del dolore fisico al prossimo round. Comunque, ok, non succede altro. Praticamente finisce il round e ora si ricomincia, perciò è una fase consume, che non faccio nulla. Poi all'inizio del round, scusa, questo viene girato, si spegnerà un po' alla volta. Poi il mostro toglie la carta col valore più basso qui e la va a sostituire con questo. Oh, mamma mia, che pizza! E poi ottiene segnalini Strabber pari al numero di giocatori. Ecco qua. E ora si comincia, quindi dovrei muovermi, ma mi sa che questa volta non mi muovo. Vediamo un po' perché ho una bella mano. Dai, facciamo gioco un po' conservativo, non troppo. Allora, mi scazza buttare via un sacco di carte, però. Parto con Iron Blast che costa 3 e devo scartare quindi 3 stamina. È una carta rossa, quindi fa danni, mi trovo in un'area vulnerabile, quindi posso giocarla. E dice, aumenta il danno che fa questo attacco di 2 per livello dell'arma, perciò di 2. La mia arma gliene fa 2 e in più altri 2, quindi 4 danni. Ok? Quindi gli faccio 4 danni. Normalmente dovrei mettergli 4 segnalini danno, e però in questo caso, quando arrivo a 4 segnalini danno, 2 per giocatore, allora subisce una ferita, quindi se ne va giù di 1. Inoltre dice: se questa è la prima carta della sequenza, allora infligge vulnerabile. Vulnerabile è un effetto che dura fino alla fine del round, e va messo sulla sua plancia, ovviamente. E praticamente o io o il mio compagno possiamo decidere di sfruttarlo entro la fine del round e quindi cancellarlo, toglierlo, per raddoppiare un danno che gli stiamo per fare. Quindi, ok, il problema qual è? Che sto maledetto ha questa carta qui, che purtroppo, cioè, me la piglio come pochi. Quindi, allora, dice, il giocatore attivo scarta le prime 3 carte del proprio mazzo. Se subisce danni se non è scartato nessuno scudo. Allora, 1, un attacco, mannaggia loro, 2, eccolo qua, e 3. In più poi dice, se ha 2 segnalini Struggle lo boosta, quindi lo fa di nuovo. Allora, 1, beh, mi sono difeso perlomeno, 2 e 3, però continua a scartarmi le carte rosse, mi girano un po'. Poi si attiva la carta Rampage, che questa si attiva quando si attiva la carta Behavior, quindi si attiva anche questa. Ah, che pizza! Mette il maledetto sfiamma, quindi sono di nuovo dal gatto, come si dice dalle mie parti. Queste 2 carte vengono scartate e se ne mettono 2 di nuove, però io là sono fermo. Che pizza, che pizza. Prendo un segnalino stamina perché ho ancora 2 carte. Si fa la fase attrition che mi farà male perché non ho niente qui, quindi mi fa un danno. Non ho niente sulla coda, quindi cioè, ho solo una carta rossa. Che rompipalle che sei. E bene, poi scarto questo.
pesco fino ad arrivare a 5 carte, si gira verso il giocatore che è aggro, che è Toreg, quindi non succede altro. E ora tocca a Mira. Allora. Ah, aspetta, io, vabbè, avevo, non mi ero mosso, quindi avrei dovuto prendere il segnalino minacciato, quindi avrei dovuto girare due carte, attrisciare e scegliere la peggiore, non cambia assolutamente niente. Mira invece si muove, usa il segnalino stamina e si mette dietro al mostro. Questo non si attiva perché appunto non ho preso il segnalino. Questo non si attiva perché si attiva soltanto se a inizio round mi trovo, cioè all'inizio del mio turno mi trovo dietro e io invece ero di fianco. E ora Mira ci deve dare perché c'è il segnalino, quindi bisogna darci. Scarto, cioè uso Swift Deflection come prima carta della sequenza, che non costa niente, ma almeno ho uno di dall'attrition, che schifo non fa. E poi uso l'amica carta, si chiama Heavy Arrow. Allora, questa costa 1, però dice, se paghi 2 in più, e io pago 2 in più, pago 3, quindi scarto tutto, posso aumentare il danno che fa questo attacco di 6 per il livello dell'arma. Il mio è livello 1, quindi l'aumenta di 6, il danno base è 2, quindi diventa 8, e io, cari miei, utilizzo questo vulnerabile, quindi da 8 diventa 16 danni. Così, proprio boom. Allora, lui prende 16 danni, quindi si mettono segnalini pari a 16. Ora si sottraggono 4 segnalini danno alla volta e ogni volta gli si fa un danno. Questo perché? Perché quando arriverà a 7 la stance cambierà e quindi potrebbero volerci più danni per potergli fare una ferita effettiva. Quindi cominciamo. Gli ne togliamo 4 e va qui. Gli ne togliamo altri 4, quindi da 10 diventano 6 e va sul 7. Sul 7 cambia, quindi ops, questo se ne va, eppure questa. La carta Stars dice quando viene rivelato il Viraxel guadagna un segnalino Strike per giocatore, quindi ne guadagna 2. E ora si fanno i danni, adesso ce ne vogliono 6 per poterlo danneggiare, quindi ne ha ancora 8, si tolgono 6 danni e arriva a 6. Beh, Mira gli ha dato una bella legnata, tra l'altro la carta Viarro giustamente fa guadagnare l'agro a Mira stessa. Attenzione però, perché non è finita qui, perché si attiva l'effetto del suo arco, che dice che quando viene giocata una carta rossa, come in questo caso, si fa volley. Cosa vuol dire? Volley è un'abilità, qua dice volley 1, quindi posso scartare fino a una carta dal cima del mazzo e per ogni carta scartata blu o rossa, quindi quella con il simbolo dell'attacco, gli faccio danni pari al livello dell'arma, quindi gli posso fare un danno. Io lo faccio, ovviamente mi va di sfiga, quindi non succede niente, un peccato. Bene, direi che gli ho fatto anche abbastanza, perché gli ho fatto male. Quindi si va nella fase attrition, vediamo un po'. Uno, io una carta ce l'ho, quindi mi difendo alla grande. Quindi finisce il round, il turno finisce. Scarto tutte le carte, poi pesco fino ad avere 5 carte. E infine il mostro si gira verso quello che ha agro, quindi verso Mira. Si ricomincia, quindi la fase consumo si può fare, però non la faccio. Si toglie questa, che è quella che è col livello più basso, e si piazza questa. Il mostro guadagna 2 struggle. Bisogna stare attenti perché quando arriva a 3 per giocatore, quindi a un totale di 6, si attiva l'unleash, ovvero tutti i giocatori subiscono i danni indicati qui e poi si rimuovono struggle finché non rimangono 1 per giocatore, un totale di 2. Quindi ricominciamo, adesso la stanza è questa, quindi le zone vulnerabili sono 3 e non più davanti ma ai lati e dietro, e tocca prima a Mira che è all'agro. Allora, lei si ritrova per sbaglio davanti alla sua bocca, quindi vediamo un po' cosa succede. Thunderous Growl. Allora, il Viraxen guadagna un segnalino struggle perché 2 meno 1, quindi, e poi guadagna un più 1 danno. Ai ai ai, questo non è bello, perché qua diventa un 2 e quindi fa più male ovviamente se ci piglia fino alla fine del round. Inoltre, ecco, adesso arriva la combo della morte qua.
ha finito il mazzo. Quando finisce il mazzo, il simpaticone guadagna uno struggle. E quando guadagna uno struggle arrivando a 6, fa l'unleash, unleash. Quindi torna a 2 e in questo caso ci fa 2 danni a testa. Quindi qua arriviamo a 4 e qua arriviamo a 2. Mannaggia la miseria. Ho poi piazzato qua questo segnalino qui, che è il segnalino primo giocatore, che mi ero dimenticato di passarlo, ma comunque. Ora tocca effettivamente a Mira. Vediamo innanzitutto di spostarla da lì in modo che possa attaccare, se può attaccare. Ah, questi vengono tolti all'inizio del round, uno viene tolto, l'altro viene girato, me l'ero quasi dimenticato. E ora vediamo un po' cosa possiamo fare, perché in realtà ho poco da poter fare. Beh, per esempio, scarto questa per muovermi. Bouncing Shot, e questa dice: quando scarti questa carta dalla mano, fai Volley 2, quindi questo si sposta qui. E faccio Volley 2, quindi giro due carte, speriamo di fargli qualche danno. Due carte che fanno danno, quindi gli faccio due danni. Meglio di niente, peccato aver buttato, diciamo, tra virgolette, una rossa, però insomma, sempre danni, sempre danni. Ora continuiamo. Potrei fare Prompter Flexis, costa 1, che pago con questo, e dice pesco una carta, quindi pesco una carta. Bah, non è che ho molto altro da fare, potrei fare questo, toh, ecco, facciamo Accurate Shot, pagando sempre 1, e che semplicemente gli tolgo 1 di Struggle, che schifo, non fa. E ora lei ha finito il turno, quindi ha soltanto una carta, quindi non guadagna il segnalino stamina. Fase Attrition, vediamo un po'. 2, mannaggia la pupazza, lei ce n'è solo uno, quindi subisce altri 2 danni, mamma che male. Quindi da 4 vado a 6 danni su 9. Ricordo che i punti vita sono la somma di quanto indicato in basso alle carte elmo e alla carta armatura, quindi 9, quindi è a 6 punti vita persi su 9. Però ancora la pozione, se ho un po' di fortuna, forse riesco a utilizzarla con vantaggio. Allora, scarto le carte, pesco fino ad arrivare al limite di mano e infine il mostro si gira verso Chiagro, che è lei. Baboom! Ok, tocca Toreg. Toreg semplicemente butta il segnalino stamina, si mette dietro e adesso bisogna menare, perché sì. Allora, adesso come prima cosa, Mira gioca a Cover Fire. Le carte con assist funzionano così. Prima di fare qualsiasi azione, un altro giocatore può giocare una carta con assist per far pescare al giocatore attivo una carta, quindi ho pescato una carta. Ora tocca a Setore, ovviamente gioca Charge, prende il segnalino aggro, pago 1 qua, dice scegli un giocatore, quel giocatore pesca una carta e io pesco, scelgo me stesso e poi tolgo un struggle. Oh, attenzione, attenzione, allora. Proviamo a fare questo, che costa 2, tacchete, e dice Heavy Smash. Rimuovo il segnalino Struggle, che schifo non fa, e in più gli faccio i miei 2 danni. Arriva a 5, 6. Quindi arrivando a 6, tolgo tutto e gli faccio un danno. Ho giocato una carta rossa, per cui vediamo un po'. Allora, il giocatore attivo scarta 3 carte dal proprio mazzo. Se non scarto almeno una difesa, subisco danno. Vabbè, l'ho scartata, quindi a posto. Ora però, sulla Sudden Blaze c'è scritto Firestorm. La carta Pay dice quando una carta a comportamento con Firestorm viene livellata, si mette una fiamma nel settore frontale. Quindi così. Attenzione, io tra l'altro adesso, questo me l'ero un attimo dimenticato, ho messo nella sequenza 2 carte attacco. Qui abbiamo una carta obiettivo permanente che dura per tutta la partita, perciò che dice quando fai questa cosa, cioè giochi nella sequenza 2 carte attacco, metti un segnalino qui e quando ci sono 2 counter per giocatore su questa carta gli si taglia la coda praticamente e gli si fa 2 danni secchi. 4 volte bisogna farlo. Però non è finita qui, non è finita qui. Posso giocare fino a 5 carte durante il mio round. E io decido di giocare questa Knockout, che mi costa 2 stamina e dice di prendere un segnalino Strain, perciò mi devo prendere questo. Quando viene scartata, Mighty Strain, dice di appunto mettere un segnalino Strain. Ora gli faccio ancora 2 danni, perché gli do una mazzata, quindi 2 danni.
qui e poi è lo stordisco. Lo stordisco significa che prendo il segnalino stordimento, che è questo qua, e quando stordisci un mostro lo metti sulla carta B euro in gioco. Quella carta non può essere attivata in questo turno, vabbè che ormai il turno è finito, però boh, non so neanche io in effetti, questa to una o l'altra. Ma la cosa bella è che l'ho stordito, quindi metto un segnalino sulla mia mastery, perché ogni volta che stordisco il mostro metto un segnalino sulla mastery. Inoltre lo stordire permette di scegliere un giocatore, io scelgo Mire, quel giocatore può scegliere di rivelare fino a due carte attacco rosse, ne ha una, e per ognuna di esse gli fa il danno dell'arma, per cui gli faccio altri due danni praticamente. E direi che è finita qui. Ora subirò una marea di danni perché non ho difese, ma va bene, speriamo bene. Allora, attrition, una, vabbè, due danni, quindi vado a 5. Si finisce il round, quindi scarto le carte che è della fila. Pesco fino ad avere 5 carte e io ne ho soltanto 3, quindi subisco fatica. Vuol dire che devo rimescolare il mazzo e subisco danni pari al livello dell'arma, quindi un danno. Arrivo a 6. Però conto di curarmi adesso, per cui non è così male sta cosa. Finisce il round. Allora, innanzitutto questo se ne va e questo si gira. Poi mi sono finora dimenticato di scendere qui, io penso che siamo al quarto, questo deve essere il quinto round se non sbaglio, facciamo finta di sì. Sicuramente o il quarto o il quinto, ma teniamo il quinto perché se sono rimbambito è giusto che pago. Ah, questo, anche questo se ne va, il danno in più, che è meglio. Ah, e il mostro si gira verso Thorek anche, giustamente. Ora, nuovo round, prima fase consume e entrambi i giocatori decidono di usare la loro pozione. La fase consumo si fa in ordine di turno, quindi la farebbe prima Thorek e poi Mira, ma in questo caso non cambia nulla. Allora, scegli un giocatore nel tuo settore, ovviamente ci può anche se stessi, e curagli due. Se l'attrition level attuale, cioè questo, è 1 o meno, cura invece di 4, quindi butto via due pozioni e curo di 4, che è bellissimo. Questo se ne va, si fa la fase di mantenimento del mostro. Questo viene tolta e viene aggiunto questo, guadagna due struggle, eccetera, eccetera. Ora tocca a Thorek, che dovrebbe muoversi, in teoria. Faccio un turno conservativo, perché uso questo per muovermi, e mi muovo qua, e poi gioco questa, Sharp Reflexes, che non fa praticamente nulla, ma almeno mi difendo. E passo, quindi vediamo un po'. Uno, mi sono difeso, perché ho una difesa nella mia sequenza. Ho finito, questo si gira così, pesco 5 carte adesso, non più 4, e tocca a Mira. Allora, scelgo di usare questa carta per muovermi dietro, gioco Silent Arrow, che ha l'abilità Stealth, gli faccio 2 danni, perché sono i danni della mia arma, quindi arriva a 6 e scende a 4. E Stealth significa che se gioco quest'arma non attiva eventuali carte presenti nella sezione delle carte comportamento, perciò Silent Arrow è rossa, se avessi giocato, che se ci fosse stato là una carta rossa non si sarebbe attivata. Ora faccio Volley perché si attiva quello, ovviamente non fa una pippa, e poi gioco Backflip dice può essere giocata soltanto dopo una carta rossa, e la prossima volta che riempio la mano alla fine del turno pesco una carta extra. Non ho altro da fare, quindi vediamo un po'. Qui 3, quindi mi fa un danno, va bene, non è così male, e il turno finisce. Queste se ne vanno qui e pescherò 5 carte, quindi 6, e ho finito il mazzo anche qui, quindi subisco un danno extra per la fatica, però non tutto il male viene per nuocere. E adesso vi farò vedere il perché. Innanzitutto ora ho 6 carte in mano, che sono sempre buone. E poi si attiva la mastery. Ultimate shot. Quando il tuo mazzo è vuoto, metti un segnalino qua. E ha solo un segnalino per essere riempito, quindi la giro. All'inizio di ogni turno io faccio volley 2 e quando finisco il mazzo gli faccio 5 danni. Così. 5 per il livello dell'arma, che è 1. Comunque, ho tutti i turni, adesso gli faccio volley 2 e inizio a sparare a mitraglia.
inizia il nuovo round. Ovviamente struggle, questo se ne va e arriva questo. Ah, questo si è girato sì verso Toreg, è già girato, quindi non succede altro. Ora Toreg deve vedere il da farsi. Ha 5 carte in mano e deve cercare di muoversi e iniziare a pestare duro anche lui. Allora, uso questa per muovermi di 1 qua. Gioco defensive effort pagando 1 e poi faccio heavy smash, direi, pagando 2. Allora, si attivano, innanzitutto rimuovo un segnalino struggle, che male non fa mai. Gli farei 2 danni perché è una carta rossa, però siccome ho giocato prima defensive effort, si attiva l'effetto della carta gialla che aumenta l'attacco di 3 per il livello dell'arma, quindi gli faccio 5 danni e non solo 2. Non posso fare altro perché ho finito le carte in mano, purtroppo, però è stato soddisfacente. E ora vediamo struggle 0, quindi non mi fa nulla. Il mostro si gira verso Thoreg mostrando il fianco a Mira, mi piace, e Thoreg pesca 5 carte e poi passa la mano e tocca proprio a Mira. Mira innanzitutto parte con un volley 2, quindi vediamo, ovviamente escono 2 carte difesa, porca paletta, e va bene. E ora Mira deve fare male perché potrebbe muoversi. Ah, questo non l'ho tolto. Faccio così, mi metto qua dietro giocando una carta. Oh, sto turno segna turni, me lo dimentico sempre. Allora, Prompt Reflexes. Scarto una carta con uno stamina e pesco una carta. Giochiamo Liviarro che gli dà l'agro e poi costa 1, però se aggiungo 2 accresco il danno che fa questo attacco di 6, quindi gli fa 8 danni, 2 per l'arma più 6, però c'è questo simpatico arbusto, adesso mi sfugge il nome, però quando gioco una carta rossa nella sequenza, e quello è nel mio settore, aumento i danni che faccio del livello dell'arma, quindi gli faccio 9 danni, ok? 9 più 5, 14. Allora 6 se ne vanno perché gli faccio la bua e va a 3. Adesso se ne va quindi sia questo che questo. Allora dice, quando rivelata, piazza un fuoco in ogni settore minacciato. I settori minacciati sono quelli dove ci sono giocatori minacciati e non ce ne sono, quindi non succede nulla. Adesso è vulnerabile dappertutto, però fa 2 danni e in più bisogna fargli 8 danni per fargli male. E io ho proprio 8 segnalini, quindi arriva 2. Attenzione, siamo ormai vicini alla vittoria, se tutto va bene, perché non sono messo male, non sono affatto messo male. Direi che ho fatto, quindi vediamo se sono struggle, 2, quindi mi fa 2 danni il maledetto. Arrivo da 4 a 6. Il malefico si gira poi verso di me, ovviamente. Queste si scartano, pesco fino ad arrivare a 5 carte e è un nuovo round, siamo al settimo, non lo so, ma va bene lo stesso. Il primo a giocare sarà Mira, però prima di tutto bisogna dare 2 segnalini struggle allo schifido e togliere la carta con questo, che è quello più basso. Allora, tocca a Mira. Mira lì davanti. Allora, innanzitutto fa volley 2 all'inizio del turno, quindi... Ho girato queste 2, perciò, essendo 2 carte con il simbolo dell'attacco, gli faccio 2 danni. Poi devo decidere se spostarmi o se continuare ad attaccare. Faccio così e mi metto qui. Allora, come prima cosa gioco Sharp Shot, che gli toglie un segnalino struggle perché è blu. Però... essendo che c'è qui questo, si attiva e vediamo un po' che succede. Si gira verso il giocatore attivo e tira una sfiammata. Che pizza! Però, aspetta, Thoreg ha questa carta in mano, Rapid Blow. Quando la carta Behavior viene rivelata, posso scartarla dalla mano per annullare il suo effetto. Quindi non si gira e non fa niente. Si attiva però questa comunque. Allora, questa la flamethrower fa una sfiammata qui, perciò, su
sulla zona centrale. Deve pagare poi il segno del boost, anche se non serve a niente, va fatto comunque. E dice: ogni giocatore nella sezione frontale subisce danni, ma non ce n'è. Quindi ti attacchi al tram e ti molli in curva, caro mio. Ok, ora siccome il mazzo è terminato, guadagna un segno struggle grazie all'escalation e rimescoliamo. E poi ricominciamo col nostro round. Allora, vediamo un po'. Scarto una carta da uno stamina per giocare il Precision Draw, che dice che gli faccio due danni normali, però avevo il Sharp Shot che, avendo attiva la maestria, dice la prossima volta che giochi una carta rossa in questo turno gli fai due danni extra, quindi gli faccio 4 danni invece che soltanto 2. Si attiva però di nuovo il rosso adesso qui, purtroppo. Allora devo scartare 3 carte qui, e se esce almeno una difesa, bene, se no soccazzi e soccazzi. E mi fa 2 danni. Porca paletta, vado a 8. Aia che male. Aia che male. Qua mi sa che mira è per terra, perché poi si attiva il boost, quindi altri 2 struggle tolti e bisogna rifarlo. Qui in questo caso mi salvo, però vedrete fra poco. Ora però gioco backflip, dice che posso giocare dopo la carta rossa e pesco una carta in più. Vediamo se mi va di fortuna. Ora finisce il round, sono senza carta in mano, vediamo un po'. 1, mi salvo, sono salvo ancora sto giro, mira, brava mira. Allora, queste se ne vanno, pescherò 6 carte invece di 5, ah ecco, sono morto di fatica. Allora, adesso devo pescare 5 carte, 6 carte, ma non ne ho abbastanza. Quindi subisco un danno. Quindi rimescolo tutto. Mira è KO, subisce il segnalino KO, questo si tolgono tutti. L'agro, primo giocatore, dovrebbero passarsi al giocatore successivo, vabbè c'è solo lui. Devo mettere il segnalino depleted su un oggetto, ovviamente l'elmo. E ora tocca solo a lui. Questo si gira ovviamente da lui, perché l'agro ce l'ha lui, guarda te. E ora bisogna pregare. Allora, si attiva questo, ovviamente, perché adesso ce l'ha in faccia. Guadagna un segnalino struggle e un danno in più. E allora adesso qua è a chi pesta più forte. È senz'altro a chi pesta più forte, caro mio. Non c'è altro. Gioco knockout usando 2 stamina. Mi prendo il segnalino 3, ovviamente minacciato. Gli faccio 2 danni. Arriva a 8 e quindi arriva a un punto vita, il maledetto. Poi gioco Tenacity, che non costa niente e mi aiuta con lo struggle. Vediamo se sono fortunato. Sono fortunato. Non faccio altro. Ora il mostro si gira verso di me e va bene, è già girato. Queste se ne vanno. Pesco fino ad arrivare a 5 carte e questo scende di 1 e anche questo. Allora il mostro tocca a lui, questo se ne va, è al suo posto questo. Guadagna 2 struggle, arriva a 5. Oh oh, gioco, scarto una carta per fare così e togliermi il segnalino minacciato. Questo se ne va anche, giustamente, perché è finito il round. E adesso l'ossessione, non mi ricordo più se sono sceso qua, ma va bene. Allora, gioco questa carta verde, si chiama Leverage, costa 3, quindi devo usare Mighty Strain, perciò mi prendo il segnalino Strain, e dice pesca carte uguale al numero di segnalini Strangle che ha il mostro, massimo 5, quindi pesco 5 carte, 1, 2, 3, 4, 5, boom boom boom, botte, ragazzo mio, mi dispiace dirtelo ma sei morto. Pago 3, quindi gioco 3 carte per giocare Concussion, carta blu che gli toglie, che stunna il nemico, lo stunna. Quindi quando lo stunno gli metto un segnalino sulla carta B, mettiamo questa, e questa non si attiverà. Inoltre seguo il giocatore che mostra un numero di carte fino a 2 carte rosse, se stesso, però ogni carta rossa gli fa danno pari al danno dell'arma, quindi 4 danni in totale. Caro il mio mostro, sei morto. Allora, nonostante ti sia battuto con valore, poi, avendo stunnato il nemico,
mi si gira una Massive Blow. Ora, quando gioco una carta blu, faccio anche due danni. Ah, ho fatto una carta blu, quindi tolgo lo Struggle. E poi, quando faccio blu, rosso, rosso, lo stordisco di nuovo. Comunque, gioco una carta blu, che costa 1, quindi uso questa. Gli tolgo lo Struggle e scelgo il giocatore che pesca 1, me stesso, ovviamente. E poi gli faccio due danni, come indicato dal Massive Blow. Quindi altri due danni. E infine, colpo di grazia, utilizzo Disruption, che costa 0, e bada boom, gli faccio altri due danni, arriva giusto giusto a 8, e quindi è moruto, come si dice in gergo tecnico. Oh yeah! Oh yeah! A gambe all'aria, gallinaccio! Bene, questo mostro l'ho già affrontato almeno 4-5 volte, perciò si comincia a vedere che so più o meno cosa aspettarmi e quando è il caso magari di andare un po' più lento e quando magari è il caso di spingere. Mi sono lasciato un po' ingolosire con gli attacchi di mira, però ne è valsa la pena, alla fine ho vinto e direi anche abbastanza tranquillamente. Mi scuso ancora per il counter dei round, ma quello veramente non mi entra in testa, e di farlo andare avanti alla fine di ogni round, mentre altre regole che come ad esempio l'unleash oppure la fatica dei giocatori, quella dopo qualche partita effettivamente, se all'inizio può sembrare difficile da ricordare, se ci si gioca abbastanza assiduamente si riesce a ricordarsi senza problemi. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete domande, commenti o dubbi, scrivetemi, cercherò di rispondere quanto prima. E infine vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao ciao!